secondo me una delle migliori partite, e sul 2-0 abbiamo mollato un pochino, abbiamo preso subito il gol del 2-1, però come ho già detto a Notaresco i ragazzi hanno fatto una brutta prestazione e l'allenatore ha sbagliato partita, tutte queste cose qui, ed è giusto rimarcarle. Oggi non è che possiamo dare colpa sempre a noi, sul 2-1 ci siamo rilassati, se non prendiamo il primo gol la squadra, la partita l'ha fatta contro una squadra molto tosta, ben organizzata, tecnicamente forte, strutturata fisicamente. E nel momento in cui vai sul 2-1 e interviene un signore che ha deciso che oggi Avezzano doveva essere la sua vittima predestinata, perché io l'espulsione su Tuncarà non capisco la valutazione come è stata fatta, il rosso del giocatore che entra a gamba tesa su Ferrante a metà campo, il rigore che ha dato, il gol annullato a Filippini, penso che oggi abbiamo giocato diciamo 11 contro 15 e quindi il risultato, il pareggio, possiamo essere pure contenti. Naturalmente è una battuta, lascia tanto amaro in bocca, perché abbiamo fatto un'ottima partita e meritavamo i 3 punti. Purtroppo a volte succede questo nel calcio, evidentemente oggi non era la nostra giornata. Ecco mister, si è vista comunque una buona gara da parte dell'Avezzano, non era facile contro una squadra che viene da 3 vittorie consecutive, questo è un altro merito. Sì, ma io per questo ho detto i ragazzi l'hanno interpretata molto bene, anche perché loro hanno questa capacità di sfruttare i due grossi là davanti, però oggi Danceschi e Filippini hanno arginato benissimo, come tutti gli altri sulle seconde palle, non abbiamo corso nessun pericolo. Ti ripeto, dispiace perché abbiamo fatto una prestazione importante contro una squadra forte, però rimane il punto, e come qualche volta c'è stato detto che a Matese siamo stati fortunati che il portiere ha fatto lo sbaglio che ha fatto, oggi lasciamo 2 punti dove probabilmente ne avremmo meritati tutti e 3.